Presidente Carrozza, un'importante manifestazione anche al ciclo Catanzaro, baby sindaci presenti. Questo è prima, ascoltiamo il nostro che riceve dalla mano, tu è stato insignito dal prefetto. Tu da dove vieni? Da Catanzaro Lido. Scuola media? Scuola media Casale Nuovo. Ah, quella della presa. Eccellenza, nella mia qualità di minisindaco, da lei stessa recentemente insignito presso l'istituto comprensivo Casale Nuovo di Catanzaro Lido, ho l'onore di affiancarla nel percorso che ci condurrà a Palazzo dei Nobili, dove ci attende il sindaco della città con altre autorità. In occasione del convegno inerente al progetto coloriamo il nostro futuro. Intendo ribadire, insieme alla mia scuola, rappresentata dalla dirigente professoressa Concetta Carrozza, che la sua presenza alla manifestazione ne rafforzerà certamente il prestigio, data la sua ben nota sensibilità verso la difesa e la valorizzazione del territorio. Un mio ringraziamento per la sua adesione. Grazie, grazie. Grazie ragazzi. Ciao. Mini parco, ciao. Lui, ciao. Sì, sì, ma io mi ricordo, andavamo a andare all'insediamento. Sì, mi ricordo. Perché alle taverne ho organizzato questo treno. Sì, lo so, ieri stavo da quelle parti. Non lo sapevo, questo talentino per campiani, come dice il prefetto. Ma in senso positivo, magari fosse sempre così. Sono il piccolo il mondo. Ti complimento per l'iniziativa, perché mettere insieme i ragazzi di Citale significa anche rafforzare quel sentimento nazionale che è alquanto precario. No? E poi ce ne ricordiamo solo quando vinciamo i campionati del mondo di calcio. Invece ce ne dovremmo ricordare quotidianamente, la nostra patria, tanti giovani come voi, con magari a 20 anni, sono fatti ammazzare gridando viva l'Italia, e c'è qualcuno che purtroppo sta facendo di tutto per farla frantumare. Io dico ragazzi, voi siete il futuro di questa terra. Siate orgogliosi prima di essere italiani, che è una grande cosa, poi siamo cittadini del mondo. Abbiamo oltre il 70% del patrimonio mondiale, giacimenti artistici, culturali in Italia, non siamo inferiori a nessuno e questo è il nostro orgoglio di identità di appartenenza. Poi siate orgogliosi ovviamente dei vostri luoghi di provenienza, delle regioni, delle realtà locali, perché la diversità è ricchezza, ma sempre finalizzata a rafforzare questo sentimento nazionale. E appunto stare insieme è una cosa molto importante, specialmente in questo momento di grandissima crisi. E poi ragazzi ricordiamoci che prima non valutiamo tutto da un punto di vista economico, prima abbiamo ridotto tutto a finanza e economia, lo spread, il mercato, la borsa e gli affari. È una crisi soprattutto di valori, etico-morale, e su questo noi tutti dobbiamo lavorare di più. Per costruire un mondo più solidale, più coeso, più equo, più giusto, insomma, anche per lasciare una traccia positiva del nostro passaggio su questa terra. Senza dimenticare, anche in un'ottica cristiana, non voglio ovviamente toccare la sensibilità di chi non lo è, che il tempo che ci hanno messo a disposizione, cioè, la vita, è come se ci avessero temporaneamente messo a disposizione del tempo, il Padre Eterno, e noi lo dobbiamo spendere nel migliore dei modi, no? Facendo cose positive, avendo attenzione all'area del disagio, del malessere, a chi non ce la fa, a chi ha qualche problema. Ecco, la solidarietà deve essere la stella polare, sia legalità e solidarietà. Legalità è perché soprattutto al sud purtroppo la sticella è sempre in basso, la dobbiamo alzare, perché senza legalità non ci può essere equità, giustizia. Dovremmo mettere pure da parte, ma lo dico sempre. Così, le scorciatoie, le vie trasverse, il raggiungimento della meta non nel rispetto delle leggi, se vogliamo veramente costruire tutto insieme un mondo diverso, perché le cose non vanno bene, penso che voi insieme ai vostri insegnanti
dialogate su, questo, su queste cose, vi confrontate, ecco, quindi state insieme, partecipate poi soprattutto, ecco, partecipate in qualche modo, perché se voi partecipate, stimolate, pungolate, controllate, può darsi che certa politica non deraglia, ecco, si mantiene sul giusto binario, ma se voi non partecipate, non controllate, vabbè, quelli fanno magari le cose che non devono fare, quindi vi raccomando su questo, perché voi sarete quelli che reggeranno la cosa pubblica domani, dopodomani, tra 10 anni, 20 anni, ecco, però cercate di capire i problemi della comunità, del contesto dove vivete, date un contributo alla loro risoluzione, perché non vi potete lamentare poi, la politica, questa e quell'altra, perché io vi potrei dire voi che cosa avete fatto per modificare questa politica, quindi attivismo, voglia di fare, cultura del fare, e non aspettare sempre il messia di turno che risolve i nostri problemi, perché i problemi ce li dobbiamo risolvere da solo, né indulgere al vittimismo, al disfattismo, direbbe, a volte sente dire, e se, mi fa piangere il cuore perché lo dicono a volte i ragazzi, no, è andata sempre così, e che significa andare sempre così? Vogliamo migliorare questo mondo? O cercate di sintetizzare perché non vi voglio attediare, però capite che il futuro è pure nelle vostre mani, nelle nostre, perché dovremmo dare saggezza, metterci, ecco, un po' di saggezza e di esperienza, però ecco, la voglia di fare, la cultura del fare, un pizzico di follia, creatività, fantasia per guardare al futuro con prospettive più ottimistiche e incoraggianti, anche se adesso sembrerebbero non incoraggianti, però diceva un americano, io ho un sogno e dobbiamo tutti averlo questo sogno e poi lavorare per realizzare questo sogno che abbiamo, costruire un mondo diverso, ecco, e tutto, pensando che tutto dipende dal nostro piccolo contributo, perché mettendo insieme il contributo di tutti costruiamo una società più legale, più equa, più solidale, più coesa. Adesso incamminiamoci e andiamo.